Questa razza ha un qualcosa per cui quando la si conosce si impara a capirla, affascina e attanaglia. E questo perché è diversa da qualsiasi altra razza canina. C'è una certa parte strana in questo cane che è quasi insondabile, che si intuisce al primo impatto, che si scopre poi giorno dopo giorno e che ci lascia infine stupiti ed ammirati. Questo qualcosa definisce la parte più profonda, più autentica della sua tipicità. Ciò che fa del maremmano abruzzese un mondo a parte tra le razze canine. C'è chi sostiene che siano giunti in Europa a seguito dei tartari, chi dei fenici, chi dei colonizzatori greci del Mediterraneo, chi dei romani di ritorno da spedizioni in Asia, e arrivati a seguito dei pastori nomadi che si stabilivano poi nelle regioni che offrivano pascoli più ricchi. Ma perché maremmano abruzzese? La risposta è che la storia di questa razza è legata a quella delle greci. Le pecore, infatti, venivano condotte dalle maremme toscane e laziale, dove trovavano pascolo in autunno e in inverno, agli alti pascoli dell'Abruzzo durante la primavera e l'estate. E quindi questo cane da pastore era per metà anno maremmano e per l'altra metà abruzzese. Il pastore maremmano abruzzese è quindi un'antichissima razza italiana. È un cane di grande mole, fortemente costruito, di aspetto rustico, ma nel tempo stesso maestoso e distinto. La vita dura, aspra e solitaria, a cui questi cani sono stati abituati per secoli, ha dato loro un carattere molto particolare. Amore verso il padrone senza sottomissione, senza dipendenza, senza servilismo, diffidenza verso gli estranei, spirito di iniziativa. Questo fa sì che non siano adatti a chi cerca i cani che si lascia comandare passivamente, che aspetta ordini perché privo di iniziativa, che si lascia imporre ciecamente la volontà del padrone. Sono cani che vanno trattati alla pari e solo a queste condizioni procureranno al proprietario le più grandi soddisfazioni. Sono cani dotati di grandissima dignità e fierezza, unite a perspicacia e innato senso di responsabilità per il loro dovere, la guardia e la difesa della proprietà, sia essa un gregge, un territorio, una casa, e in genere tutto ciò che è indifeso e che necessita di protezione. Essendo cani di grossa mole, hanno una crescita rapidissima e necessitano quindi di un apporto vitaminico-minerale notevole, che favorisca un solido e corretto sviluppo scheletrico. Una volta divenuti adulti, invece, sono dei cani parchi nel mangiare, mai golosi o ladri. Questo perché sono stati nutriti dai pastori con siero di latte e pane secco, e l'unica carne che mangiavano era quella che si procuravano loro stessi cacciando. La grande particolarità di questo cane è che non necessita di addestramento per compiere il suo lavoro di guardiano. Il nostro maremmano abruzzese non ha bisogno del comando dell'uomo per agire, perché già istintivamente sa benissimo cosa fare e come svolgere il suo compito e non ammette che qualcuno interferisca nel suo lavoro. La specializzazione di questa razza da pastore non è la conduzione del gregge, ma la sua difesa contro gli aggressori, il lupo, l'orso e anche il ladro di bestiame. Per questo durissimo compito, il pastore maremmano abruzzese deve possedere specifiche caratteristiche morali. Anzitutto un coraggio senza limiti, un forte attaccamento alla pecora e la completa assenza di istinto predatorio verso di essa, cosa quest'ultima tutt'altro che naturale nella specie canina. Questa razza raggiunge la massima efficienza nella difesa lavorando in branco. Infatti è solo il lavoro di squadra che può dare le maggiori garanzie di successo in uno scontro con il lupo o con l'orso. Non sono cani che cercano lo scontro con l'avversario, ma piuttosto sono abili a percepirlo da lontano in modo da scoraggiarne ogni sua iniziativa. Ciò nonostante, accade spesso che ci siano degli scontri. È in questo frangente che il maremmano abruzzese dimostra tutta la sua potenza. Ricordiamoci che solo il rispetto e la lealtà riusciranno a conquistare il nostro cagnone bianco, perché in lui c'è sempre quel qualcosa in più, che è la dignità di essere cane.